Veglia dei Santi. Dal Vangelo secondo Matteo. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me. Seguire Gesù è una libera scelta. Significa voler realizzare il proprio progetto di felicità. E tu cosa sogni per la tua vita? Non domandarti cosa farò da grande, ma come posso migliorare il mondo attorno a me. Ricorda che tu sei unico e solo tu puoi cambiare quella parte di mondo che Dio ti ha dato. Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In tutto questo Gesù non ti chiede di soffrire, ma di accettare la croce che la vita ti farà trovare. Qual è la tua croce? Cos'è che ti fa oggi soffrire? La perdita di una persona a te cara? La sofferenza dei tuoi genitori? Una malattia? Il fatto che non accetti come sei? Il male che una persona ti ha fatto? Qual è la tua croce? Non puoi portare la croce se prima non gli dai un nome. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Carlotta Nobile ha saputo perdere se stessa e si è affidata a Cristo. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? La tua vita è preziosa e unica, molto più di quanto tu stesso sappia. Prendi la tua vita e fanne un capolavoro. Non essere la brutta copia di qualcuno. O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Seguire il Vangelo, seguire Gesù che fin dall'eternità ti ha amato, significa seguire un unico invito. Diventa la versione migliore di te stesso. E se cado, se sbaglio, ricorda che se cadi 100 volte per 100 volte potrai rialzarti. Ama ciò che sei, non sei un errore. Più grande sarà la sfida, più grande sarà il trionfo. Essere santi significa fare la differenza, per costruire il bene usando ciò che si ha e si è. Cosa dice la tua vita, Carlotta Nobile? Hai mai pensato che Dio abbia per te una missione unica? Sei capace di vedere il bene nelle difficoltà? Chi ritieni sia oggi nella tua vita un vero testimone nel portare la croce?